Valentina Nappi, che attaccò Salvini, mi ha stuprato. Valentina Nappi, clamorosa accusa contro Matteo Salvini, mi ha stuprato. Continua, a volte anche suo malgrado, a generare polemiche il vice premier, nonché leader e segretario della Lega, Matteo Salvini. L'ultimo attacco che ha subito è partito, tramite social, dalla nota attrice, che con un lungo ed accorato post ha denunciato l'uomo politico attualmente più in vista in senso assoluto di stupro. Non uno stupro vero e proprio, però. Uno di natura più squisitamente culturale. Ecco un estratto del post in questione. Sono stata stuprata da Salvini. Sono stata stuprata da Salvini perché al di là di aspetti anche condivisibili, che pure ci sono, delle sue scelte concrete, e al di là del fatto che molte responsabilità non sono solo sue, Salvini ha riabilitato la peggiore cultura identitaria nazionalista, quella rappresentata dalla triade Dio Patria Famiglia. Per essere sempre aggiornato sulla vita, e quella privata e quella professionale, dalla famosissima attrice Valentina Nappi, sempre molto attiva sui suoi canali social, allora. Valentina Nappi, duro attacco a Matteo Salvini. Uno stupro, dunque, non comune, ordinario, come lo si intende nella maniera più istintiva. Come poi ha precisato nel post in questione, non so voi, ma questa io la chiamo cultura di sapore fascista. Ed è uno stupro culturale di proporzioni immani. La questione dell'immigrazione, al di là dei complessi aspetti pratici su cui non intendo dilungarmi. E virgola il linguaggio grezzo, i modi spicci e i toni al limite del violento, invece. Ci riportano a una cultura tribale che produce una violenza contro il diverso.